a tutti stramboghi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre Sequestion e oggi siamo tornati con la seconda parte del nono episodio del gameplay di Eldaria. E scusate se sentite rumore tipo questo qui di sottofondo, ma c'è davvero troppo caldo e quindi ho acceso il pinguino, diciamo, il rinfrescatore. E quindi perdonatemi, però non posso registrare senza questo coso. La scorsa volta ci eravamo lasciati con Yamon che ci diceva che dovevamo allenarci e con io un po' scazzata perché qualsiasi missione dove non possiamo andare con Nevra ci mettono sempre con Valkyon, ma Valkyon non mi fa né caldo né freddo come personaggio, quindi vabbè. Ma direi di continuare l'episodio. Ok, vai ai giardini per allenarti con Yamon. Giardini, quindi suppongo piazza del mercato qui. Chiosco, ti prego, fa che non devo girare a vuoto. Di qui. Tu essere pronta? Ma che devo fare? Yamon mi ha messo in guardia e ha cominciato a colpirmi con un pugno nel costato. Sorpresa, schivai con gli occhi sbarrati. Almeno l'hai schivato, voglio dire. Ma cavolo, che combina? È il momento di cominciare l'allenamento con Yamon. Scoprirai adesso una nuova funzionalità, il Quick Time Event. Durante questo episodio dovrai confrontarti a dei momenti in cui dovrai effettuare delle azioni sul tuo schermo. Secondo il risultato ottenuto durante lo scenario della tua storia potrebbe cambiare. Oddio. Quindi tipo un minigioco. Vediamo. Allora, attualmente esistono due tipi di opzioni. Il click semplice, devi solo cliccare sull'icona seguente. Ok, attenzione, realizza un click preciso, altrimenti verrà considerato come errore. Quindi, tipo, così. Ok, la forma. Lega tra loro i punti che sono sullo schermo. Attenzione, se salti un punto dovrai ricominciare la tua forma da capo. Ah, quindi è tipo il giochino delle costellazioni del gioco di My Little Pony, oppure inizi i punti. Qui invece devo solo cliccare. Ma sono due giochi diversi, tipo inizia il quartiere, non so che cos'è, insomma la sigla, però vabbè. Brava, sei qui a essere dotata. Sì, mi aspettavo un attacco del genere. Ok, credo di averlo fatto. Ho ottenuto oggetto bracciale di riconoscimento. Ok. Niente. Sì, mi aspettavo un attacco del genere. Yamon, non attaccare, allenare. Mi avresti potuto spiegare, il tuo primo pugno mi ha preso la sprovvista. Ah, meglio così. Ok. Ci allenammo per un bel po' di tempo e imparai le basi del combattimento corpo a corpo. Yamon si congratulò con me, trovandomi agile e rapida. Avevo piuttosto l'impressione di essere davvero maldestra, ma qualche complimento mi faceva molto piacere. Noi passare al nuovo esercizio. Ah sì, e quale? Tu seguire. Seguì Yamon attraverso il quartier generale e mi portò alla forgia. In uno spazio adiacente si trovavano diverse armi. L'orco ne prese tre prima di tornare da me. Guardia L, avere tre armi, arma da tiro, arma pesante, arma bianca. Immagino che debba scegliere, allora preferirei avere... Oddio, devo scegliere. No, tu provare ogni arma, io mostrare e tu guardare. Yamon, dare te arma più adatta. Ed è una cosa giustissima. Yamon mi mostrò qualche colpo basilare con ciascun'arma. Ok, ora tu. Credo che aspetti che ne scelga una per cominciare. Proviamo la spada. Ok. Non ero preparata all'altro minigioco. Ok, ok, ok. Aiuto. Qui, 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 qui. Ok. Seguito. Ok, provare l'arco. Il martello non mi dice proprio niente. Qui, 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 qui. Ok.
Per fortuna che un attimino mi piace giocare ai riddle game. Adoro giocare per esempio a Project Diva. Quindi un attimino ce l'ho alla vista a cliccare i pulsantini. Seguito. Provare martello. Che devo dire? Ad Osu in realtà non ci ho mai giocato perché non sono riuscita a scaricarlo per il mio PC. Però ok, ci ho provato una volta a casa di altra gente. Ma quanti sono stavolta? Mamma mia. Seguito. Yamon mi ha passato una spada. Brava, hai appena ottenuto l'oggetto. Spada da novizio. Vai al guardaroba per equipaggiarti. Mi devo equipaggiare ora? Proviamo. Questa è la mia guardiana intanto. Modifica il mio aspetto. Io mi prendo la spada. E dov'è? Accessori a mano. Atmosfere, no. Oddio. Accessori a mano. La spada? Questa qui? Spada da novizio? Ok. Salviamo. Io l'ho tenuta così perché secondo me è bellissima così. Ok. Ok, ritornammo all'esterno dell'edificio e ci allenammo per un po' di tempo. Dopo aver imparato a servirmi meglio dell'arma, Yamon mi propose di continuare l'allenamento corpo a corpo. Pugni, bene, adesso gambe, sei sicuro? Yamon forte, tu colpire. Mi rifiuto, non voglio farti del male. Tu non potere fare male, tu troppo debole. Non so se ridere o piangere comunque. Ho cominciato a dargli dei calci sulle gambe. Non mi sembrava troppo convinto delle mie capacità. Non così, tu guardare. Yamon mi mise in guardia per ricevere il suo colpo. Poi si posizionò davanti a me e simulò un primo colpo per mostrarmi il gesto. Tu vedere? Io non fare male. Ok. Imparai questo colpo senza conoscere ancora la forza mostruosa di Yamon. Alzò il piede con un movimento vivo e mi colpì sulla gamba. Il colpo fu più violento del previsto e saltai sul posto per cercare di fare passare il dolore. Sul colpo ebbi l'impressione che mi avesse rotto la gamba intera. Oddio. No, che faccina. Ai 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 ai. Cavolo, se fa male. Mi mordo le labbra per evitare di insultarlo. Segui. Non ti preoccupare. Io non voler fare male. Io, che dolore, lo so. Mi potresti aiutare a rialzarmi? Ok, mi ha teso la mano per rialzarmi. Aia. Noi dover andare in infermeria. Vai in infermeria a curare la tua gamba che ormai si è rotta in mille pezzettini. Nel momento in cui stavo salendo le scale per arrivare al centro del quartier generale, Yamon mi sollevò di peso per portarmi in infermeria. Oh, non è bellissimo vedersi. Immagino che faccia male. Ho conosciuto di peggio. Immagino, ma non preoccuparti, passerai in un attimo con questa crema. Si è abbassata verso di me e mi ha sussurrato. Lezione 1. Non addestrarsi mai a calci con Yamon. Scusa, non ti preoccupare, è solo un graffio. Solo un graffio. Credo proprio che non l'abbia fatto apposta a colpirmi così. Essere stato bel colpo, comunque. Ti assicuro che è stato davvero forte. Oh, tu stare meglio? Sì, sì, non preoccuparti, non sei obbligata a restare. Se n'è andato tristemente, con la lacrimuccia. E Yamon, non sono arrabbiata con te. Yamon contento, sei qui non arrabbiata. Povero Yamon, non riesce mai a dosare la forza, me ne sono accorta. Non è niente, lo sai, e poi non è cattivo. Sì, questo è chiaro. Ho sempre una riserva di crema nell'inventario per questo genere di eventi. Capita spesso. Non più da quando ha ferito Kero. Ah sì, l'ha ferito? Sì, e non sono più amici da allora. Non sembrano però essere in cattivi termini. Li hai mai visti parlarsi? Adesso che mi ci fai pensare, no. Ecco, peccato, sono tutti e due molto gentili. È una storia tra loro due. Sì, è vero. Quando Evelyn finì di applicare la crema, mi consigliò di riposarmi un po' in infermeria, il tempo che la medicina facesse effetto. Per fortuna mi assicurò che non avrei sentito alcun dolore durante la missione, o almeno quasi per niente. Oddio. Ne approfittai per leggere il rapporto che Icar ci aveva passato, ma girata la prima pagina, caddi in un sonno profondo. What? Segui, svegliati. Chi è che parla? È ora di andare. Oh, Valkyon, che ore sono? È ora di andare, sono venuta a cercarti in camera, ma non c'eri. Allora Yamon mi ha detto che cosa è successo. Va meglio la gamba. Sono scesa dal letto.
Non sento più nessun dolore, un piccolo fastidio tutto qua. Hai visto? Te l'avevo detto. Brava, Evelyn, sei davvero bravissima. Grazie. Ok, andiamo. Ho seguito Valken al di fuori del quartier generale. Si assicurò che il dolore alla gamba andasse meglio. Trovai davvero adorabile da parte sua. Che cosa? Che cos'è questo coso? Preoccuparsi così tanto per me. Ok, non ti preoccupare, non sento quasi più nulla. Meno male. Ah, per caso non avresti un bracciale? Non ce n'è bisogno. E poi tu non hai il tuo. Ok. Non ho capito la cosa del bracciale. Ah, forse devo equipaggiare il bracciale. Forse. Accessori a mano. Questo che è? No, non credo sia questo. Bracciale, accessori a mano, penso. Guanti? No, non capisco. Non capisco. Aspetta, bracciale, bracciale, bracciale. Ah, no, è quello il bracciale. Niente, sono solo un pirlotta. Bracciale di riconoscimento. Ok, salvo. Forse dovevo equipaggiarlo. Parti in esplorazione nella foresta. Che facciamo adesso? Non ho avuto molto tempo per studiare il dossier. Pensavo di farlo in infermeria, ma mi sono addormentata. Non è grave, faremo solo una perlustrazione della foresta per vedere se riusciamo a trovare degli indizi interessanti o se ci imbattiamo su questa cosa. Che facciamo in quel caso? Scappiamo, come ci ha detto di fare Leiftan. Non rischiamo di perderla di vista. Se siamo discreti, penso che la creatura non ci vedrà e avremo il tempo di isolare la zona per tornarci il più velocemente possibile. È una cosa stupida, a questo punto perché non attacchiamo direttamente? Sarebbe la cosa ideale, ma non tutti sanno battersi o ne hanno la forza. In che senso? Tu saresti in grado fisicamente e mentalmente di uccidere il tuo nemico? Non lo so, non ho mai ucciso prima d'ora. Spero per te che questo arrivi il più tardi possibile. Vediamo quando sarà il momento. Sì, non sei in grado di saperlo adesso, purtroppo no. Ammetto che vorrei non uccidere mai, ma se la mia vita fosse in pericolo, non so cosa farei. Ti capisco. Ok, parti in esplorazione. Mi sa che dobbiamo esplorare un po' in giro. Ok. Guarda, guarda, il miglior partner di tutti i tempi. Mio caro Ezreal, è sempre un piacere vederti. Il piacere è tutto mio. Ti faccio un grande in bocca al lupo, amica mia. Ezreal, torna dal tuo partner invece di venire a dar fastidio al mio. Siete troppo seri tutti e due. Eh sì, io pure sarei voluta stare nel coso con te, insomma. Foresta profonda. Ok. Valken, sei qui, che ci fate qui? Esploriamo da questa parte della foresta. È vero, Chrome fa coppia con Nevra. Ma sono troppo carini, loro due sembrano tipo fratellini. Ma questa è la nostra zona. No, guarda meglio la cartina. Valken si è avvicinato ai ragazzi e gli ha indicato un'altra direzione. Cazzo, ci siamo completamente sbagliati. Scusa, Valken. Nessun problema, avete notato qualcosa di in particolare qui? A parte un tizio che passeggiava nella foresta. Un tizio che passeggiava nella foresta? Un tipo. Voglio dire, ma non sembrava cattivo. Ne sei sicuro? Sì, ma pensavamo comunque di parlarne, amico. Ok, in bocca al lupo. Guarda, guarda, non sembra più arrabbiato con me. Forse perché sono con Valken? Mi sa che ci dobbiamo fare tutto il giro. Andiamo a Passaggio degli Antichi. Crack, che cos'è stato? Cosa? Ho avuto l'impressione di sentire qualcosa, e tu? No. Crack, crick, ancora? Non hai sentito proprio nulla? Mi ha fatto cenno di no con la testa. Insistere con Valken. Ho veramente sentito qualcosa, non potremmo controllare. Non ci costa nulla verificare. Penso che perderemo solo il nostro tempo. Pensa se tralasciassimo un indizio cruciale. Sono sicuro che non sia nulla, fidati della mia esperienza. Valken, ho fatto gli occhi grandi da cerpiatto. Ok. Cosa, ok? Siamo andati a verificare, ma non c'erano altro che rami rotti. Sarà stato uno di noi, ne sono sicuro. Peccato, grazie comunque. Di niente. Pane della brughiera. Rame
problema dei sassolini. Ok, abbiamo perlustrato tutta la foresta e penso che non ci sia più nulla da controllare, pensi? Non abbiamo trovato nulla di sospetto. Ok, che facciamo allora? Rientriamo, penso che non serva a nulla restare qui. Non potremmo esplorare altri luoghi? Evitiamo di sconfinare sulle zone degli altri. Ma allora non è una vera e propria battuta. Pensavo che stessimo cercando la creatura o la persona responsabile delle scomparse che avremmo accerchiata tutti insieme. Ma non ci sono creature, non c'è nulla da cercare. È per questo che parlavate di perimetrare la zona? Esatto, vedo che rifletti molto su quello che fai. Grazie. È raro che tu mi faccia dei complimenti. Ad ogni modo bisogna meritarli. Oh, comunque non ho fatto solo delle cavolate. È vero, provare ad affogarti è stato davvero un colpo di genio. Ehi, non è carino dire così, non l'ho mica fatta apposta. Haha, comincio a domandarmi se tu non sia peggio di Ezreal. Tutti hanno un mentore. Non riesco ad immaginarmi Valkyon insegnare a Ezreal a scherzare. È davvero una cosa impensabile, oddio. Ho parecchio humor. Non ne dubito, anche Ezreal ha un bel livello comunque. L'allievo ogni tanto supera il maestro. Ok, se tornassimo al quartier generale? Ok. Abbiamo attraversato le porte senza difficoltà. Ok. Ok. Dobbiamo... Ok. Arrivati nel cuore del quartier generale, Valkyon mi propose di redigere un mini rapporto raccoppando le informazioni raccolte, praticamente nessuna. Tornammo allora alla mensa per rilassarci almeno 10 minuti. Decise quindi di riaccompagnarmi in camera. È stato divertente. Non penso che andare per l'illustrazione alla foresta si possa davvero definire divertente. No, ma ho passato un po' di tempo con te. Siamo rimasti entrambi in un silenzio imbarazzante. Non so proprio cosa dire. Bene, penso che sia meglio che vada. Valkyon se ne andò e restai qualche istante in camera prima di tornare ad allenarmi con la mia arma. Per delle ore mi allenai come una matta, avevo l'impressione di migliorare a vista d'occhio, ebbi una sensazione di soddisfazione quando Yamon mi sorprese battendo le mani per applaudirmi. Brava Sekui, tu avere migliorato, tu divenire rapidamente molto forte. Oh, lo pensi davvero? Sì, tu allenare molto, tu padroneggiare meglio, allora tu diventare forte. Meglio così, non mi va di essere un peso. Ma perché si mette sta faccina? Oh, tu non deprimere, tu importante. Grazie, Yamon. Gamba essere guarita? Sì, molto meglio. Forse dovrei smettere adesso, sono sudatissima. Lasciai Yamon per andare a fare una doccia. Andando verso la camera, vidi un cartello sul muro del corridoio. Su questo c'era scritto il nome del mio nuovo partner di perlustrazione. Ah no, non con lui. Chi è? Voglio sapere. Un po' disperata per la scelta del mio nuovo partner, decisi di andare a dormire senza pensarci troppo. Chi è? Oddio. Il giorno dopo, aver dormito fino a tardi e dopo aver partecipato ad una riunione con gli altri membri della guardia, cercai il mio partner senza trovarlo. Ma chi è? Oddio. Ah, l'aria sofferente. Tutto bene, Valkyon? Perché queste guance rosse? Oddio. Ho mal di testa. Davvero? Vuoi andare in infermeria? Forse sta un po' male. No, mi capita spesso. Non preoccuparti, passerà. Ok, prenditi cura di te. Grazie di preoccuparti per me. Chiudi discussione. Sei qui? Stai andando a compiere la tua missione? Esatto. Non porti con te il tuo famiglio? No, preferisco che cucciolo di polpatata resti al caldo a casa, è meglio. E ti obbedisce? Sì, cucciolo di polpatata è piuttosto calmo e adorabile, non posso lamentarmi. Devo trovargli un nome, vi prego, suggeritemi un nome nei commenti, per favore. Perché sì. Un po' come te. Perché dici così? I familiari assomigliano spesso ai loro padroni. Ok. Non è un po' troppo presto? Ah, Ezreal, ti cercavo, mio caro partner. Sì, finalmente abbiamo come Ezreal come partner. Non Valkyon, perché... Valkyon, non mi piace, ve l'ho detto anche negli scorsi episodi, non mi piace proprio. Ah, ti cercavo, mio caro partner. Scherzi a parte, ti vuoi dare una mossa, altrimenti arriveremo in ritardo. Senza aspettare, partimmo in direzione della foresta. Gli altri membri della guardia dovevano già essere partiti da un pezzo, perché non incontravamo nessuno. Io sono andato di qua ieri, e tu di là.
Avete trovato qualcosa? No, non proprio, in effetti nulla. Ah, ok, ho parlato con Miko e possiamo scegliere tra due zone, questa o quella che già si è tacciato ieri. Credo di aver visto qualcosa e vorrei verificare. Ok, se sono i piani della guardia non ci vedo nulla di male. I piani della guardia? Ti ascolti quando parli ogni tanto? In che senso? Ah, mi fai sbellicare dalle risate. I piani della guardia mi fai morire. Seriamente? Conosci il termine ironia? Riandiamo in. Allora, com'è andata la missione? Non abbiamo trovato nulla per il momento, e tu? Niente, dai, devo andare con il mio binomio. In bocca al lupo per oggi. Crepi anche a te. E chi è il binomio di Nevra? Oggi? Psst, ce l'hai con me? No! Il rumore sembrava provenire da dietro l'albero. Ezreal mi ha guardato. L'ho guardata anch'io. Insomma, ci siamo scambiato uno sguardo. Crom, sei tu? Shh, silenzio! Che ci fai qui? Scappo. Da chi? Sì, i carri, amico, mi hanno. Crom, dove sei? Ho paura. Mi sembra la voce di Aleia. Dovresti tornare. Mi ha fatto un gran sorriso che nasconde piuttosto una risata. Che cosa ho fatto per meritare questo? Ah, niente, penso soltanto ho perso una barca. Ezreal, avrei preferito essere con te, segui. Davvero? Beh, volevo dirti che, cavolo, è qui, devo tornare indietro. Ah, che cosa voleva dirmi? Povero Crom, Aleia, sono davvero cattive con lui. In che senso non hai partecipato all'attribuzione dei binomi? Per niente, ma sei un capo della guardia. Ero troppo occupato a mettere a punto la strategia per occuparmi dei binomi. È comprensibile. E poi, se davvero avessi partecipato a formare i binomi, pensi davvero che mi sarei afflitto la tua presenza? Cretino! Perché non l'apprezzi? È così. Hai mai cercato di conoscerla meglio? Non abbiamo nulla in comune, è inutile cercare di conoscerla meglio. Quindi per te, se una persona non ti sembra interessante, non fai nulla per conoscerla meglio. So già che è il tipo di persona di cui non mi intenderei per niente. E con che tipo di persona ti intenderesti meglio? Mi intendo bene con tutti, è solo un'eccezione. Apparentemente. Alla fine a me sta simpatica lei. Ok, cercherò di essere più simpatico con lei, ma come persona non, e non come capo della guardia. Lei ha fatto parecchi errori perché possa lasciare il minimo beneficio del dubbio. Grazie, gentile, da parte tua. Ha continuato a camminare borbottando che non era condiscendente e che avrebbe fatto degli sforzi. Non ho capito tutto quello che diceva, ma sono contento che proverà a fare degli sforzi. La povera Aleia non pensa che meriti tutto questo. Ok, qui. Cane della brughiera. E allora, che cosa avevi trovato qui? Non c'è niente. Non ho trovato nulla, ho visto qualcosa qui. Ezreal spostò i cespugli dalla foresta. Mi chiedo cosa stesse cercando e osservando. Come sempre, era molto meticoloso. Lo guardai fare, non sapendo cosa stesse cercando, quando all'improvviso. Attenzione, ma che è sto coso? L'uomo è venuto. L'uomo? L'uomo? È venuto verso di me. Chi sei? Ezreal sembra pronto a difendersi. Non sono nessuno, rispondi. Che ci fate nella foresta? Non dovreste venire qui. Neanche tu, questa foresta è perlustrata da cima a fondo, quindi dimmi chi sei. Allora, voi siete quelli che fanno le ricerche. Esatto. Anch'io cerco. Sembra che non voglia proprio dirci come si chiama. Ho guardato Ezreal, penso che la pensava come me. Allora cerca da un'altra parte, sei lontano dal tuo territorio. Alla fine, l'uomo, la cosa, se n'è andata lasciandomi una cattiva impressione. Qualcosa mi ha turbato. Dovrei forse parlarne ad Ezreal? Certo, parlare ad Ezreal. Ezreal, sì? C'è qualcosa di strano con questo tipo. Pensi? Sì, non so bene spiegarti cosa, ma qualcosa mi turba. Forse perché è la prima creatura non antropomorfa che incontri. Yamon non ha nulla di umano. O un po' più di questo tipo. Non mi sembra proprio. Penso che quest'uomo non sia una minaccia. Non ne sono così convinta.
Ne parlerò amico, ma sinceramente non penso che sia qualcuno di pericoloso. Boschetto. Ok, abbiamo fatto il giro della nostra zona, non c'è nulla. Ancora un posto da annotare. Ha preso un quadernetto e ha scritto qualche nota. Sei veramente meticoloso. Trovi? Un po' sì, Valchio non ha annotato niente ieri. Ha una memoria eccellente. Non proprio come me. Ah sì, mi distraggo facilmente. Interessante. Non ci resta che tornare al quartier generale, ok? Siamo rientrati al quartier generale e ci hanno aperto le porte al nostro arrivo. Ok. Come ieri. Facciamo ritorno. Ho annotato tutto. Vado a passare le mie informazioni ai car. Che cosa stavi cercando? Niente di speciale, ma avevo sentito un rumore. Sarà stato sicuramente il tipo che abbiamo incontrato. Ah, ok. A dopo. Ah, domani sarai in binomio con Nevra. Sì! Mi ha detto di dirvi di incontrarvi davanti la grande porta. Sì, che bello! Ok, come lo sai? Abbiamo sbirciato la lista dei binomi ieri. Non si fa! Lo so, forse è meglio che torni in camera. Sì, siamo in squadra con Nevra, sì! Ok. Torniamo in camera. Arrivai in camera, non mi sarei mai aspettato una catastrofe simile. In piedi sul mio letto c'era una specie di panda rosso-blu. Lo guardai terrorizzata vedendo tutto il macello che aveva fatto in camera mia, ma continuò a mettere tutto per aria. What? Cerchei di avvicinarmi alla bestia per calmarla, ma mi attaccò. Cosa? Cosa 1. Ah, ma è un famiglio. La cosa 1, io 0. Non so nemmeno cosa sia. E smettila di fare a pezzi il mio letto. No, è tutto di cotone e bello, ce l'ha fatto Ezreal. Non mi sembra voler cooperare. Ma è un incubo, è un incubo. Questa bestiaccia mi ha fatto a mille pezzi le lenzuola. No, bellissimo letto. Non so proprio a chi appartenga questo famiglio, ma sono completamente sbalordita. Dovrei mettere fuori dalla stanza questo orrore. Innanzitutto cerchiamo di prenderlo. Piccolo, piccolo, dai, vieni, cerca di essere gentile. Però dai, è carino, tutto sommato, è un orsetto grazioso. Però no, è meglio il polpadata. Questa bestiaccia non vuole saperne di avvicinarsi. Salta e si rifugia sotto il letto. Prendilo per la coda. Dai, vieni. Ho allungato la mano sotto il letto per cercare di acchiapparlo. C'ero quasi. Sento che la sua pelliccia mi solletica il palmo della mano, è il momento giusto. Ahia, mi ha morso! Nel momento in cui avevo pensato di aver domato la bestia, il famiglio saltò e mi graffiò il viso. Ah! L'ho lasciata immediatamente ed è scappato a rifugiarsi sotto il letto di nuovo. Finalmente, dopo un altro duello, l'intruso decise di uscire da sotto il letto. Ne approfittai per metterlo fuori dalla stanza e osservai i danni che aveva fatto ai mobili. Dai! Per fortuna erano solo dei mobili. Rimpiazzai le cose rovinate, la stanza riprese una forma normale. Appena ebbi finito di sistemare tutto, sentii qualcosa grattare la porta. È lui che gratta così. Ah, non ce la faccio proprio a lasciarlo fuori. Dai, vieni, ma smettila di fare danni. Ho appena aperto la porta per farlo entrare e si è posato sul letto. Immagino che voglia dire che abbiamo fatto pace. Mi guardò come per dire sì e sì e mi sentii sollevata. Ma perché tutti gli animali li attiri tu? Sei Fluttershy per caso? Il tempo passò rapidamente e la notte arrivò. Non sapendo cosa fare, decisi di lasciarlo dormire con me. Ma tu c'hai un famiglio bellissimo! Domani cercherò il suo padrone. Mi domando di chi possa essere. Ah, sono stanca morta. Fa caldo. Perché ho caldo alla mano? Ehi! Ho guardato sul letto, sulla mano. Perché c'era una macchia. Ti ha cagato sul letto. Ho annusato. No, davvero? Ah! Mi ha fatto la pipì addosso, è un incubo. Nemmeno Cucciolo di Polpatata ha mai osato fare una cosa simile. E vogliamo ricordarci che lui è un polpo bavoso, quindi voglio dire. Ma dai, ma chi è sto coso? Disgustata, mi alzai di colpo e mi precipitai sotto la doccia per levare quell'odore. Ritornai rapidamente in camera. Questa volta è troppo. Ritroverò il tuo proprietario e ti assicuro che gliene dirò quattro. Farmi una cosa simile è uno scherzo. Visto il suo caratteraccio, sono sicura di sapere a che appartenga questo mostro. No, mi sbaglio. Questo.
Sbaglio sicuramente, non può avere un padrone. Se fosse così potrei catturarlo. Non so se è una buona idea, visto il suo carattere. Vediamo prima se appartiene a qualcuno. Ritrovo il proprietario, se ne ha uno. Ok, cerchiamo il proprietario. Tanto andiamo verso le arcate, visto che dovremmo... Ok, la cosa positiva è che non si muove troppo. Perché va in giro con questa cosa? L'ho trovata in camera. Che c'è? Niente, ha solo un odore un po' strano, non lo senti? Non so proprio di cosa stia parlando. Ah ah ah, se n'è andato ridendo. Smettila di fare così ogni volta. Cretino. È corso via. Ok. Cavolo, ma di chi può essere? Ciao, Segui. Ciao, Kero, mi diresti se è tuo questo famiglio? Ah, ho un Sephiron, non, no, Serifon, non ricordi? Ah sì, è vero, scusa. Nessun problema, scusa, scappo che ho ancora un sacco di lavoro, a dopo. Non so ancora a chi possa appartenere questa palla di peli. Amaya? Il famiglio si è dibattuto prima di saltare tra le braccia di Leftan per sfregarsi contro di lui. Che ci fai con il mio famiglio? L'ho trovato ieri in camera. Ieri? Perché non me l'hai riportato prima? Non sapevo che ti appartenesse ed ero molto stanca. D'accordo, spero che non ti abbia dato troppi problemi. Mi ha fatto pipì addosso. Scusa. Sì, insomma, l'ho lasciata venire a dormire con me. Ma perché ti racconto queste cose? Sono dispiaciuto, confuso. Perché hai fatto una cosa simile? Sta sgridando il suo famiglio. Ma non mi avevi detto che i famigli assomigliano ai loro padroni? Sì, molto spesso. Scusa se te lo dico, ma è davvero una peste. Forse lo sono spesso anch'io, chi può dirlo? Ma no, non ci credo. Grazie per avermela riportata. Mi dispiace per quello che ti ha fatto. Penso sia un po' gelosa. Gelosa, perché? Perché ti apprezzo molto. Oh. Dai, buona giornata. Io sono diventata tutta rossa. Con tutto il tempo che ho perso a cercare Lefton, è già l'una. Forse è meglio che mangi qualcosa prima di raggiungere Nevra. Andai rapidamente in sala mensa per mangiare una cosa e riprendere le forze. Il tempo che seguì passò molto velocemente. Furono rapidamente le 3. Forse è ora di raggiungere Nevra. Ok, io direi che questo episodio può finire qui. Così nel prossimo vediamo di concludere. Spero che questo episodio sia stato di vostro gradimento. Non ho capito questa cosa del famiglio, però va bene, non so a cosa è servita, però va bene. Niente, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate, condividete il video e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!